Ci sono momenti in cui penso, dai, oggi voglio battere un record fottutamente difficile e diventare famoso in un videogioco. Poi, dopo pochi minuti, scopro che qualcuno aveva già battuto quel record e che addirittura qualcun altro ha fatto sempre ciò che volevo fare io, ma con più stile. E boh, il mio morale cade fino alla punta dei piedi e mi vado a mangiare un barattolo di Nutella per la depressione, ma niente, ripigliamoci e andiamo a vedere questi giocatori assurdi che hanno compiuto l'impossibile. Ciao a tutti dal vostro Top Tender di quartiere in questa nuova classifica piena di umani particolari che non solo hanno capito a memoria un videogioco, ma sono anche riusciti a fare cose che nemmeno immaginavate fossero possibili. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiali, siete seduti o sdraiati o seduraiati, allora cominciamo. Numero 1. Sappiamo tutti quanto sia tosto giocare a Bloodborne. È uno di quei giochi che fa scendere i santi senza alcun problema. Non è difficile quanto un Dark Souls o un Demon Souls, ma non c'è da scherzare lo stesso. Eppure, alcuni utenti in rete sembra riescano a finirlo senza subire danni. Oppure con una chitarra di Rock Band. In 9 ore, avete sentito benissimo. L'eroe di questa impresa si chiama Benjamin Beardsley Gwyn, che nel 2015 aveva veramente stupito tutti, ma prima ancora aveva finito Dark Souls con lo stesso strumento. Devo dire che gli piace veramente utilizzarla. Io manco con un controller normale ero riuscito a finire Bloodborne in 9 ore, figuriamoci con una chitarra. Numero 2. A volte la passione può raggiungere livelli incredibili. Ricordiamoci che nel mondo ci sono molti videogiochi che simulano attività nella vita reale. Vabbè, non parlo di The Sims, in quel caso è tutta fantasia. Dove si è mai visto qualcuno che trova un lavoro fisso e guadagna così bene da non chiedere nient'altro dalla vita? Comunque, tra i simulatori migliori abbiamo quelli di corse automobilistiche. Alcuni prendono un vero set per la guida, con volante, sedile, pedali e marcia di prima qualità, e diventano così bravi da arrivare a superare i confini tra videogioco e realtà, battendo anche un professionista sul campo. Durante un evento tenutosi a gennaio 2019 in Messico chiamato Race of Champions, un ragazzo di nome Enzo Bonito è riuscito a battere Lucas Di Grassi, attuale pilota di Formula E ed ex pilota di Formula 1. È stato capace di superarlo di più di mezzo secondo durante i giri di prova, cosa davvero incredibile se si considera il fatto che abbia imparato quasi tutto solo dai videogiochi, tipo Gran Turismo. Numero 3. Gli speedrunner sono quegli esseri supremi in grado di superare ogni genere di aspettativa. Cioè, finire un gioco che in teoria richiede dalle 10 alle 20 ore di storia in soli 4 o 5, o anche meno, è una cosa davvero estrema. Ma è ancora più estremo ciò che ha fatto l'utente Carcinogen SDA. A soli 5 giorni dall'uscita di Resident Evil 2 Remake, è stato in grado di finirlo in sole 2 ore e 56. Ma non finisce qua. Tutto questo è riuscito a farlo senza subire un solo danno. E non finisce nemmeno qua. L'opera è stata compiuta con il livello di difficoltà massimo esistente. Non ha ricevuto nemmeno un morso da uno zombie, o un graffio da un leaker, e neppure un colpo da Mr. X. E a differenza di altri speedrunner, si è pure visto i filmati. Numero 4. Zelda Breath of the Wild è forse uno dei più bei giochi a cui abbia mai giocato. Un mondo aperto, con veramente una libertà senza pari, eppure la difficoltà era calibrata bene. Anzi, a volte era davvero difficile andare avanti nella storia. Eppure un giocatore è riuscito a finirlo soltanto usando lo scudo. Un semplice scudo. L'autore dell'impresa è un utente chiamato Point Crow, che per portare a termine l'avventura gli sono servite all'incirca 27 ore di gioco, di cui 3 dedicate solo allo scontro finale. Prima ancora aveva usato anche le bombe, ma visto che era stato troppo facile, le aveva rimosse tenendo solo lo scudo. È stato pubblicato un video di circa 36 minuti dove viene spiegato tutto. Sì, così potremo sperare anche noi un giorno di farlo. No, scherzo, per me penso sia impossibile, non so voi. Numero 5. Lo streamer The Happy Hob è riuscito una volta a completare la remastered del primo Dark Souls senza subire alcun danno. E già qua penso sia una cosa davvero ardua, ma non è stato l'unico a farlo. Così, sapendo questa cosa, ha messo da parte ogni briciolo di vita sociale rimasta e si è dedicato completamente a tutti e tre i capitoli di Dark Souls, senza mai subire un solo danno. Un'impresa titanica che gli ha preso 12 mesi di allenamento e tentativi, un intero anno. Addirittura in un tentativo aveva perso per aver subito un danno dal boss finale del 3, cioè all'ultimo momento. Un misero piccolo danno aveva intaccato tutto quanto, portandolo quasi ad arrendersi. Ma per fortuna non è successo e ha continuato fino al vomito. Ora bisogna solo santificarlo prima che sia tardi. Numero 6. Two Controllers, One Player. Non è l'inizio di un qualche film strano di cui non voglio assolutamente parlare, ma la parte di un titolo interessante su YouTube.
Sul canale YouTube del giocatore Desk possiamo trovare qualcosa di veramente incredibile. L'uomo ha usato due controller per giocare la modalità cooperativa di Street Fighter Alpha. È una modalità dove si possono usare due personaggi insieme per combatterne un altro. Tutto in locale, di solito lo si fa con un amico, ma lui è molto simile a me, quindi ha deciso che il suo migliore amico è se stesso. E niente, la partita non è stata una cosa stupida fatta male, al contrario, è stata incredibile la coordinazione che ha dimostrato. Già con un solo controller è difficile ricordarsi le varie combinazioni, immaginate con due. Numero 7. Quando giochiamo a un gioco della serie Fallout, la prima cosa che ci viene in mente è: dove trovo il primo poveraccio da uccidere? O la volpe? O il topo di fogna che puntualmente ad inizio gioco vuole mordermi a morte? Dai, è impossibile non finire un Fallout senza nuclearizzare qualcuno e togliergli la vita. No, scherzo, non lo è, non è così impossibile. Si può finire come, e ce lo dimostra Kyle Hinckley, che ha compiuto l'impresa mastodontica, pure in modalità survival. Cioè, che cosa ha bevuto la sera prima per poter diventare un santo? Ha caricato l'impresa su YouTube e ha detto che basta avere dei punti carisma altissimi e lasciar fare le parti dove è inevitabile uccidere al compagno di squadra. Ok, indirettamente qualcosa ha fatto, ma comunque è assurdo davvero. Non uccidere nessuno in un gioco di Fallout. Numero 8. Elite Dangerous è un gioco pericoloso e divertente come pochi, ma che va apprezzato. È un simulatore spaziale dove dovrete esplorare un'immensa Via Lattea sulla vostra navicella e potenziarla, facendo varie missioni. Ha diviso in due la community non soltanto perché spesso morendo si riparte con la navicella di partenza, ma anche per le lunghe tratte da affrontare per andare in qualche zona. Alcuni giocatori però hanno preso tutto ciò come un ulteriore divertimento. In 13.000 hanno iniziato un viaggio impossibile verso il punto più lontano possibile, chiamando la spedizione Distant Worlds 2. Sì, c'era stato un Distant Worlds 1, ma ne parleremo in un altro momento. Volevano costruire una stazione spaziale al centro della galassia e ci sono riusciti con un po' di perdite, arrivando alla fine in soli 3747. Dai dati sembra che alcuni abbiano distrutto volontariamente la loro nave, forse si erano stufati di un viaggio del genere così lungo. Questo comunque mi fa venire una gran voglia di giocarci, voi no. Numero 9. Ok, questa a mio parere è una storia davvero impressionante e bellissima, una cosa che merita il mio rispetto più assoluto. Terry Garrett è un giocatore che ha perso la vista a soli 10 anni, ma la sua passione è sempre stata quella, videogiocare. Sin da piccolo non mollava un attimo il controller, e giustamente ha continuato, arrivando a finire ben due giochi completamente cieco, Oddworld e Zelda Ocarina of Time. Sappiamo benissimo quanto possano essere difficili questi due titoli. Il primo è un platform che richiede dei riflessi e un cuore molto forte che sappia reggere alle sconfitte. Il secondo più o meno la stessa cosa e non riesco minimamente a immaginarmi di concluderli senza nemmeno guardare un piccolo fotogramma. Il ragazzo ha utilizzato soltanto il suo udito a quanto pare. Però non è stata un'impresa da niente. Per finire Zelda ha impiegato ben 5 anni, riprovando ogni giorno e mettendocela tutta. Quindi non era solo un passatempo per lui, giocare lo ha salvato dalla depressione e gli ha dato un motivo in più per vivere. Numero 10. EVE Online è un famosissimo MMORPG. Non sto qua a spiegarvi cosa sia, perché forse è uno dei giochi più complessi che io abbia mai visto, ed è talmente vasto che non basta un video da 10 minuti per far capire tutto. Esplorare tutto quanto richiederebbe anni, e c'è una persona però che ci è riuscita, cioè Katia Sae. Ha esplorato ogni singolo sistema solare, circa 7805. La cosa più impressionante è che non ha perso nemmeno una navicella nell'impresa. Ha iniziato questa cosa nel 2009, concludendola nel 2019. Ben 10 anni della sua vita in un solo gioco. Una cosa assurda. Sembra le sia piaciuto così tanto esplorare che non è più riuscita a smettere. Per documentare tutto ha fatto 50.000 screenshot e video vari e pubblicato tutto sui suoi social. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre, ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet, potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix, ed eccone alcune.
L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione, così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo. Avete mai compiuto qualche impresa epica? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.